Ciao a tutti amici, in questo video vi farò vedere e spiegherò perché dovreste smettere di fare queste cose su Fortnite. Secondo me questi sono errori del vostro modo di giocare che se riuscirete a correggere noterete di essere migliorati parecchio, perché sono errori gravi e non tanto, che però possono incidere pesantemente sul vostro skill e non ve ne rendete neanche conto. Quindi amici, molto probabilmente dopo questo video il vostro skill migliorerà semplicemente perché avete guardato questo video. Per supportare questo video potreste mettere subito un mi piace e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E un saluto a tutti quelli che mi supportano mettendo il mio codice creatore nel negozio oggetti di Fortnite. E ora via con il video. Smetti di fare queste cose. Una frase che sentirai spesso in questo video. La prima cosa che dovresti smettere di fare è switchare il blueprint con il pompa o il piccone mentre costruisci o mentre stai piscontrollando il tuo avversario. Questo potrebbe sembrare una stronzata, ma devi sapere che l'edit è molto più veloce con il blueprint. In più, ogni volta che tiri fuori l'arma o il piccone tra una costruzione e l'altra, perdi quei 1000 secondi di velocità per poter editare o costruire prima del tuo avversario. Questo errore è dovuto al fatto che si crea una certa abitudine nel switchare il blueprint al piccone o con l'arma anche quando di questo non ne avete bisogno. Un esempio classico è quando fai Mongrel Classic e nel momento in cui prendi il muro, lo editi e tiri fuori il fucile e subito dopo costruisci la scala. Nel momento in cui prendi in mano il fucile stai perdendo tempo, invece dovresti fare in modo più veloce, cioè piazzare il muro, editare e subito dopo mettere la scala ed editare la scala e solo infine prendere in mano il fucile. Questa brutta abitudine ce l'ho anch'io ed è veramente difficile levarsela, io lo so. Il dito automaticamente va a premere il tasto del pompa, quindi dovreste fare un po' di pratica in creativa ed obbligare se stessi a smettere di farlo. Praticatevi a costruire senza mai prendere in mano il fucile per creare questa abitudine. Questo vi permetterà di diventare molto più veloci nell'editing e nel building ed è molto utile. Fidatevi. La prossima cosa che dovete assolutamente smettere di fare è saltare ogni qualvolta che correte in uno spazio aperto. Io lo so che voi pensiate che così è più difficile colpirvi con il cecchino oppure essere laserati da un pad player, ma fidatevi che il fatto che voi saltate non fa altro che facilitare un cecchino a colpirvi. Questo è assolutamente vero, io stesso ho questa abitudine, ma il fatto è che nel momento in cui saltate non potete più direzionare il personaggio nel momento del volo e quindi il cecchino sa già prima dove andrete ad atterrare tra un secondo, e se il tipo è bravo con il cecchino sappiate che non avrà problemi a colpirvi. La stessa cosa riguarda i pad player, quindi sappiate d'ora in poi che saltare non vi farà evitare una cecchinata oppure una laserata inaspettata. Una soluzione sarebbe quella di muoversi in modo sbandato e inaspettato, andare a zig zag se proprio avete paura e sapete che vicino potrebbe esserci un nemico con il cecchino. Questo sarebbe il modo migliore per evitare un colpo inaspettato. Ora quelli che giocano da pad sono molto agevolati in questo senso, perché hanno la possibilità di muoversi con il double movement, cosa che purtroppo quelli da MK hanno perso come possibilità a causa di certa gente che usava i macro per farlo. Se fino ad ora il video ti è piaciuto e lo ritieni utile, ti prego di mettere un mi piace. E volendo, potresti scrivermi sotto il video qualche commento. Vorrei sentire da voi dei consigli per quanto riguarda sia la qualità dei video che l'argomento che vorreste che porti per voi. Io a mia volta cercherò sempre di fare dei contenuti che vi interessino e cercherò sempre di soddisfare le vostre aspettative, in quanto vi siete fidati e vi siete iscritti al mio canale. La prossima cosa che dovete smettere di fare, ovviamente quanto questo sia possibile, perché non sempre ci si riesce, è che non dovete assolutamente uccidere subito il nemico noccato. Ovviamente questo riguarda partite in duo come minimo, però dovete sapere, o almeno ricordatevi, perché so che voi queste cose le sapete già, ricordatevi che ispezionare il nemico quando questo è possibile è quanto mai utile quando sono ancora rimasti compagni vivi dei nemici noccati. Sapere la posizione esatta del nemico
È un aiuto incredibile, che vi dà veramente un sacco di priorità sul vostro avversario. Il fatto che voi sappiate dove lui si trovi e lui no, in tutti i giochi shooter questo fenomeno è chiamato wall hack, un vero e proprio cheat. Voi invece avete la possibilità di averlo in modo del tutto legittimo, quindi la prossima volta ricordate le mie parole e se avete il tempo di farlo, ispezionate il povero noccato ed uccidere i suoi compagni sarà un gioco da ragazzi. Ora invece la prossima proibizione è indirizzata a tutti i tryharder. Sì sì, proprio tu che stai guardando questo video. Io lo so che se tu vedi uno a 1995 metri da te, non faresti altro che inseguirlo per tutta la mappa, anche a costo di morire dalla safe. Devi smettere di fare queste cose. Smettete di fightare qualsiasi persona vediate nel raggio del vostro sguardo. Ricordatevi che Fortnite è un battle royale, vince quello che sopravvive. Il tipo che si trova a 100 metri potete tranquillamente fightarlo, ovviamente se non avete dietro la safe che vi pizzica la nuca e non avete ancora 1000 metri da percorrere. Calcolate sempre bene la situazione. Se avete quella sensazione che forse questo fight potrebbe essere l'ultimo, allora evitate. Avrete sempre il momento di fightare, dovete solo aspettare e trovare il momento migliore. Dovete sapere che in un momento sbagliato anche un player fortissimo potrebbe lasciarci le penne. Quindi pensa, valuta bene e solo dopo agisci. Un'ultima cosa che riguarda il vostro allenamento. Ovviamente se ne avete uno, la maggior parte di voi pensa sempre di essere chissà che player e quindi avete vergogna di fare le cose lentamente. Guardate sempre pro player come Mongrel che spaccano la tastiera in 30 giorni perché la sbattono come una e di conseguenza cercate di imitare facendo lo stesso. Il fatto è che così non imparate un bel niente. Quando vi allenate, esempio Edit, Building, Mongrel Classic, Beast Control, fate quei cavolo di esercizi lentamente. Non c'è nessuno con il timer dietro di voi che vuole vedere da voi il tempo migliore. Aspettate prima di correre, imparate bene il movimento. Iniziate dalle basi, per poi velocizzare sempre i movimenti. Primo, capirete più in fretta come si fa. Secondo, questo modo è molto più produttivo che cercare di schiacciare tasti a caso senza sapere fare le cose come si deve. Quindi smetti di fare queste cose e migliora il tuo skill da adesso. Amici, io spero che questo video vi sia stato utile e che questo video vi aiuti a migliorare su Fortnite. Se volete altri video come questo, mettete un mi piace, non essere avidi. E se non vuoi perdere di vista me e questo canale, iscriviti e attiva la campanella. Il prossimo video uscirà questo venerdì, quindi tieni d'occhio il mio canale. Tutti quelli che mi supportano con il mio codice possono inviare i video e le screen con gli acquisti con il mio codice nel mio canale Discord o Instagram. Per finire nel prossimo video, così come ha fatto Ridan. Tutti i link li troverete in descrizione di questo video. Per oggi invece è tutto amici. Io mi chiamo Lost Hero G. GG. Ciao.